Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. Nato da donna, così è venuto Gesù. Non è apparso nel mondo adulto, ma come ci ha detto il Vangelo, è stato concepito nel grembo. Lì ha fatto sua la nostra umanità, giorno dopo giorno. Messe dopo messe. Nel grembo di una donna, Dio e l'umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più. Anche ora in cielo, Gesù vive nella carne che ha preso nel grembo della madre. In Dio c'è la nostra carne umana. Nel primo giorno dell'anno celebriamo queste nozze tra Dio e l'uomo, inaugurate nel grembo di una donna. In Dio ci sarà per sempre la nostra umanità e per sempre Maria sarà la madre di Dio. È donna e madre. Questo è l'essenziale. Da lei, donna, è sorta la salvezza e dunque non c'è salvezza senza la donna. L'Iddio si è unito a noi e se vogliamo unirci a Lui si passa per la stessa strada, per Maria, donna e madre. Perciò iniziamo l'anno del segno della Madonna, donna che ha tessuto l'umanità di Dio. Se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna. Nato da donna. La rinascita dell'umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita, eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità. Da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato. È la carne più nobile del mondo. Ha concepito e dato alla luce l'amore che ci ha salvati. Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l'unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono madri che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicati numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose e il cuor vuoto di amore. Nato da donna. Secondo il racconto della Bibbia, la donna giunge al culmine della creazione, come il riassunto dell'intero creato. Ella infatti racchiude in sé il fine del creato stesso, la generazione e la custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. È quello che fa la Madonna nel Vangelo oggi. Maria, dice il testo, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Custodiva tutto, la gioia per la nascita di Gesù e la tristezza per l'ospitalità negata a Betlemme, l'amore di Giuseppe e lo stupore dei pastori, le promesse e le incertezze per il futuro. Tutto prendeva a cuore e nel suo cuore tutto metteva a posto, anche le avversità.
perché nel suo cuore sistemava ogni cosa con amore e affidava tutto a Dio. Nel Vangelo questa azione di Maria ritorna una seconda volta al termine della vita nascosta di Gesù. Si dice infatti che sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Questa ripetizione ci fa capire che custodire nel cuore non è un bel gesto che la Madonna faceva ogni tanto, ma la sua abitudine. È proprio della donna prendere a cuore la vita. La donna mostra che il senso del vivere non è continuare a produrre cose, ma prendere a cuore le cose che ci sono. Solo chi guarda col cuore vede bene, perché sa vedere dentro. La persona, al di là dei suoi sbagli, il fratello, oltre la sua fragilità, la speranza nelle difficoltà, vede Dio in tutto. Mentre cominciamo il nuovo anno, chiediamoci: so guardare col cuore? So guardare col cuore le persone? Mi sta a cuore la gente con cui vivo? O li distruggo con le chiacchiere? E soprattutto, ho al centro del cuore il Signore? O altri valori, o altri interessi, la mia promozione, le ricchezze, il potere. Solo se la vita ci sta a cuore, sapremo prendercene cura e superare l'indifferenza che ci avvolge. Chiediamo questa grazia, di vivere l'anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prendersi cura degli altri. E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il principe della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali, perché quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò una conquista per la donna è una conquista per l'umanità intera. Nato da donna, Gesù appena nato si è specchiato negli occhi di una donna, nel volto di sua madre. Da lei ha ricevuto le prime carezze, con lei ha scambiato i primi sorrisi, con lei ha inaugurato la rivoluzione della tenerezza. La Chiesa, guardando Gesù bambino, è chiamata a continuarla. Anche lei, infatti, come Maria, è donna e madre. La Chiesa è donna e madre. E nella Madonna ritrova i suoi tratti distintivi. Vede lei immacolata e si sente chiamata a dire no al peccato e alla mondanità. Vede lei feconda e si sente chiamata a annunciare il Signore, a generarlo nelle vite. Vede lei madre e si sente chiamata ad accogliere ogni uomo come un figlio. Avvicinandosi a Maria, la Chiesa si ritrova. Ritrova il suo centro, ritrova la sua unità. Il nemico della natura umana, il diavolo, cerca invece di dividerla, mettendo in primo piano le differenze, le ideologie, i pensieri da parte e i partiti. Ma non capiamo la Chiesa se la guardiamo a partire dalle strutture. Non si capisce la Chiesa guardandola a partire dalle strutture.
a partire dai programmi, dalle tendenze, dalle ideologie, dalle funzionalità. Ne coglieremo qualcosa, ma non il cuore della Chiesa, perché la Chiesa ha un cuore di madre. E noi figli invochiamo oggi la Madre di Dio, che ci riunisce come popolo credente. O Madre, genera in noi la speranza, porta a noi l'unità. Donna della salvezza, ti affidiamo quest'anno, custodiscila nel tuo cuore. Ti acclamiamo, Santa Madre di Dio. Tutti insieme, per tre volte, acclamiamo la Signora in piedi, alla Madonna, Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio.